essere presidente. Balla nei video di 50 Cent. Oggi mi sono venute le mestruazioni. A te? Festeggiamo. Non sei incinta. Non sono incinta! È vero. Ma non avevo che ti dovevo venire prima? No. Sono venuta. Adesso è proprio ora l'improvviso. Sono venuta adesso. Comunque c'è stato, a volte succedono, mi è successo dei momenti in cui ho detto le mestruazioni, anche a te? No, io soffro 3 giorni prima. Ah, ti vengono annunciate? Sì. No, ma tutti vengono annunciate, anch'io le sento. Io lo sento, cioè, proprio è una sensazione. Poi le quando ti vengono le senti, perché è tipo una fitta la pancia. Sì, che... porca troia, io una volta mi sono ritrovata. Io mi sono ritrovata a risvegliarmi la notte per il anch'io dolore. Allora vuoi sentire la peggio situazione mia? È presente mia zia Carla? Sì. Mi sono ritrovata con lei alla fiera del vintage, avevo le mestruazioni, ma un male così che ti succede una volta all'anno, per dire, e che dovevo sedermi in continuazione, facevo una fatica boia, in mezzo a tutta sta cazzo di gente, non c'era, e lei che si prova tutti sti cazzo di vestiti. Le donne si innervosiscono per queste situazioni. Esatto, perché magari lei prova dolore e tutte le persone stress, e tu gli vieni lì e gli chiedi una cosa, che cazzo vuoi? Cioè, è la prima cosa che ti viene in mente di rispondere. Che cazzo vuoi? A me sto soffrendo come un cane, spaccherai tutto, tu mi vieni a rompere i baroni. Ma magari gli dici una puttanata, tipo magari gli chiedi, ma che ne so, volendo. Due volte vuoi lo zucchero nel caffè. E gli chiedi due volte e te dici, sì! Sì! Cazzo! Infatti mio padre, quando ci sono queste situazioni, mi guarda così, è spaventato, perché un uomo è impotente, non riesce neanche a capire, povera anima. No, è vero. Allora gli uomini poi momenti, oh, cosa ho fatto? E invece sei te stessa. Infatti credo che il maschio che comincia un attimo a rendersi conto che, ecco, lo dice così perché è sottomesso, è già un passo avanti. Madonna! È già un passettino che può comprendere, non se la prende come un'offesa personale, perché capiamo, è un periodo particolare. Anche perché poi c'è, per dire, io ho una fiera del vintage senza mestruazioni, mi sarei divertita da pazzi. Sì, scusa. Cioè, è il mio posto ideale. Qualcosa ti ha salvato. È il mio posto ideale, cioè io ci perdo la testa, mi trovo anche la bava in un angolo, abbracciata dei vestiti. Non lo potevi reggere? Non ce la facevo. Stavo malissimo, quindi è tutto, cioè, tutta colpa delle mestruazioni. Non è per niente colpa delle persone o delle situazioni. È lei. Ciao. Oggi mi sono venute le mestruazioni. A te. Festeggiamo.